dire porco Livio? Ma che cazzo ne sacci che? Ma porco Livio! Livio, di ovvio. Livio. Ma porco Livio, si chiama Livio questo mostro? Porco Livio sì! Porco Livio! 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 Anche se non si vede perché non c'è luce. Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Fangula Livio. Mentions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio. Fangula Livio.
Oh, bella, ciao a tutti, ciao, mo si sente, Dovevo uscire con lo sfondo nero, il banner è più figo però. Lo so, non dovevo uscire con lo sfondo nero, ma è uscito con lo sfondo nero, quindi... ci piace uguale. Boh, cioè, così si può tenere solo per un tot, ovviamente. Allora, audio ubattato. Questo è un problema che ci ho avuto pure ieri mentre registravo una cosa e la ok, ho capito. Ok. Adesso dovrebbe essere l'audio buono, giusto? L'audio buono? Sì, adesso è l'audio buono. Oh, buongiorno, Dicevamo. Finalmente, dopo iniziamo questa live con l'audio buono. Buongiorno signori, benvenuti a questa settimana incredibile. Questa è una incredibile. Molto bella. Ci sono più ospiti che giorni ciao, della settimana. Ciao, pezzo di merda. Bella Claudio. Oggi ti ho montato. Ti ha montato. Ancora. Il socio Claudio. L'hai montato un sacco di volte. Sì, l'ho montato un sacco di volte. Complimenti. Claudio, che ricordiamo, sabato sera è stato scammato alla serata giochi da tavolo. Ricordiamo. Sì. Ricordiamo. Mi ha giocato a un gioco bellissimo e credo che è stato scammato. Sì. Peccato. Ma senti un po', ma quindi hai fatto? Sì. Sì, l'ho visto, sì. No, ma quindi si può... L'ho pure riperfezionato stamattina. Bravo, Livio. Ma ti fa la copercina, no? No, ho fatto bella Laden! Bentornato! Ciao, Laden Bean! Ciao, là! Bella! Tra l'altro ho saputo che Gen V a quanto pare è tipo mezza serie di The Boys, quindi per vedere la quarta di The Boys bisognerebbe vedere... Quanto è lunga la Gen V? Droppo The Boys. Droppo The Boys. Vabbè, però oggi però esce la settimana prossima. Tanto non mi interessa, basta. Bella qualche vi vedrò l'ultima tanto 21. Vi vedrò l'ultima stagione, vedo che succede l'ultima stagione e sono contento così, aspetto che arrivi. Cose in cui immagino non entrerebbe. Top 5 cose in cui immagino non entrerebbe.
culo che con Random Sound è uscito questo. Bene, bene, bene. Devi scriverlo oggi. Top 5 cose in cui Maggi non entrerebbe. Allora, per chi non l'avesse ancora vista, andate a vedere la schedule settimanale su Instagram, perché è scoppiettevole, scoppiettevole questa settimana. E tra l'altro, io non so se è già stata messa la premiere su YouTube. No. No? No, perché vorrei che mo, se è finita la live, ce lo vediamo un attimo insieme, così... Se è perfetto, allora va si bene, carica. Va bene. Se comunque va. Sia, ragazzi, cominciamo a dirvelo. Il video di Luca, il primo video di Luca, perché saranno più di uno, è stato concluso da Livio Mironi e di che conseguenza fatica. Domani alle 18 ci sarà la premiere, quindi faremo la live insieme, poi faremo Lost alla premiere invece sì, che non si può fare, però altra, vi diciamo andate lì. È un host concettuale, andate è un host filosofico. Ragazzi, è stata una fatica perché c'era due ore di girato col telefono, con l'audio di Maggi che è stato completamente tagliato. Bella grazie Drey. Grazie. Bella, bentornato. Addirittura all'inizio ho dovuto ridoppiare praticamente. No. Non proprio ridoppiare, però insomma. Vabbè, poi lo vedrete domani perché sono successe delle cose pazzerrime. Delle cose incredibili a Lucca, quindi grazie mille. Bella Dile, bella pazzo, Dile. Pazzo, bella Dile. Pazzo, pazzo, fermatelo, fermatelo. Let's go party. Yeah. La sofferenza. Non fermiamo il treno. Sì. Grande Dile, grazie mille. Bravo ragazzi. C'era un subgoal che volevo fare, che poi adesso non mi ricordo. L'avevo anche detto. Vabbè. Intanto gioca. Io, a me viene in mente il sub goal. Comunque, poi. Allora, io voglio fare un appello a. Come on, Bobby, let's grazie, Fesh. Come on, Bobby, let's go party. Allora, io vorrei fare un appello a tutti quegli stronzi di YouTube che mettono le musiche no copyright ma che hanno il copyright. Sì, siete dei pezzi no, di merda. Non è colpa loro. Pezzi di merda. Loro quando le mettono sono no copyright, poi... diventano copyright per passare il tempo. Non mi interessa di chi è la colpa. Io sono scammato continuamente. No, l'infamia è di ho quelli... dovuto ricaricare il video tre volte perché mettevo le canzoni e mi diceva qua non si può il copyright e allora rimonta e riesporta e ricarica. Che due palle, pezzi di merda, voi e le vostre canzoni no copyright col copyright. Te le devi segnare. Esatto. No, oppure smetti di usare quella. No, non è, sono tutte ormai. Cioè, è un'epidemia. Ma perché ogni volta perché c'è questa dinamica? Ah, ragazzi, piccolo consiglio: No Copyright Music, che è un canale. MS. No... È menzognero. Sì. Cioè, è un maledetto schifoso. Ogni canzone che carica c'ha il copyright, quindi non è vero che è no copyright. Ci devi parlare. No, allora, o prendi le ultime che caricano, perché quelle ancora non hanno copyright. Ma se tu. Ho capito, però le carico con la consapevolezza che tipo tra un anno me lo demonetizzano. Vaffanculo! Vabbè, questo come fanno a saperlo loro? Se il futuro un tizio mette il copyright sulla canzone. No, però per dire, se è una costante, se è una cosa che fanno tutti. Allora a sto punto me le prendo da un tizio sconosciuto e basta, cioè. Oppure metti quelle dei giochi, quelle dei giochi in teoria non prendono il copyright. No, pure quelle dei giochi c'hanno il copyright. No, quelle che non hanno il copyright però non ce l'avranno mai. Sì, penso di sì. Dipende quanto ci parli sopra. No, è certo. Vabbè, però... che discorso è? Se non la senti con musica... quello puoi prendere anche esatto. Lady Gaga. Fai sempre a parlarci sopra. Fai gaga. Ci parli sopra. Ok, non è copyright. No. Sì, è retroattiva la dinamica del copyright. Sì. E le madonne che tiro ogni volta per dover. Ma sai che cos'è copyright? Tra le cose che hai messo, l'ho dovuta tagliare. Mr. Bean. Vabbè, certo, era ovvio. Ah, era ovvio.
Vabbè, cazzo, è una serie, metti un pezzo di una serie. Scraps non è copyright. È strano. Quell'altra che hai messo non è copyright. Ma in realtà, allora, sono tutte copyright. Dipende se te li rileva sì, o no. Sì, sono d'accordo. Questa è la realtà. C'era quella di Scraps, c'era la canzone dei De Frey. Quella è copyright, sì, sì che è copyright. Però non le rileva. Forse perché l'audio è un po' più scadente, non lo so. Sì, non gli è piaciuto tanto Mr. B. Quindi sappi che se i pezzi possibilmente corti, mettere grande lì. Svizzero. Grande Svizzero. Lo so. Grande Tenente Svizzero. Colombo, non abbiamo visto pezzi di Tenente Colombo. Svizzero è un gran lavoratore. No, un altro ne avevi messo. Bella gonfa! La metti ormai. No. È pure strano quello. Molto strano. Ah, ecco qual era il sabato che volevo fare. La live sul nuovo Hunger Games. È uscito tipo l'altro ieri. Quando è uscito? Però lo famo domani. Lo famo domani. Cioè ormai non so, ho perso il fallo, conto di... Fallo doppio. Gli metti 15 sub già fatte. E magari ne hanno fatte di più. No, uno, di più sicuro ne hanno fatte. Non lo so. Vabbè, l'ha tenuto lo svizzero. Quante so svizzero? Ma lo svizzero di tiene il conto esatto. Sono sicuro meno di 15. Sono sicuro meno di 15. Mettilo su due giorni come al solito. E dagliene già 15. 19. Può essere. Ma può che essere. Falsità questa cosa. Falso proprio. Boh, secondo me si metterà domani. Per evitare scam. Ma no, perché poi mercoledì c'è il coso del Reddit, non lo vuol dire, non lo puoi fare domani e dopodomani. Vabbè, ne fai un giorno singolo di me. Vai. Adesso zero. Ok. Va bene. Va bene. Allora, detto questo, Livio, puoi cominciare a giocare. Anche perché io ho un topic nel frattempo di cui discutere. C'hai un topic di cui discutere? Perché l'Italia esce questa sera contro l'Ucraina? No, beh, ah, perché oggi no. È la partita decisiva? Quello speriamo di no, quello speriamo di no. Allora, innanzitutto... Poi innanzitutto ha fatto... Vedi Spalletti. Ha fatto una cosa molto intelligente. È molto intelligente Spalletti? Sì, perché ha fatto una cosa molto intelligente, quindi lo stimo. Sai cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Il goleador... E da solo davanti alla porta con la Macedonia del Nord la sparata. Raspadori? No, Berardi. Ah, okay. In tribuna. Bravo, in tribuna. Non lo voglio manco vedere in panchina. No, voglio io vedere. Perché potrebbe pure entrare, eventualmente. Potrebbe dire. No, si è tolto via. Si è tolto anche la possibilità di farlo giocare. Via, in tribuna, non ti voglio più vedere. Ma magari brutta pippa. Meglio così, no? Se passi non ti voglio dire nemmeno all'europeo, brutta sega che basta non sei. Ma si è fatto male, poi per me va tutto. Vai, male. Addio. Vai a tirare a porta vuota in tribuna e non centrare nemmeno lo stadio. Lì, bene, sono molto contento. L'Italia passerà. Vuoi fare il bet? Ah, prego, e come le riscatti? Come le riscatti il bet? No, non si può fare. Ma ha giocato l'altro giorno. Appunto per questo ho detto, senti, con la Macedonia in casa te faccio giocare. La partita decisiva, sei troppo una pippa, mi dispiace. Beh, a me abbastanza è fatto male, vabbè, resto tutto a posto. Invece, innanzitutto facciamo i complimenti a Faker che ha vinto il suo quarto mondiale di League of Legends. Bravo Faker. Te quanti ne hai vinti? Era scontatissimo vincesse Legends, lui. Assolutamente nessuno. E basta, come faccio a levare sto ciccione? Scontatissimo, ma sai dove? Tipo all'isola che non hai fatto un cazzo, magari lì ti serviva qualcosa. All'isola. Poi c'è Sinner che ha perso contro Diogo, dice vabbè l'ha scontato. Vabbè, scontato non è vero, ha battuto il girone. Sì, vabbè, il girone perché quello... No, la verità è che... Quando sono le partite decisive si vede chi è più forte. Vabbè, perché è giovane, cioè... quello è vecchio, Cioè, Djokovic per fare il tennista è over media. Sì, però... Porco due. Però lui è abituato, avrà fatto 100 volte questa una partita del girone. No, è quello, cioè che Sinner è più forte. È più abituato a fare quella cosa, perché infatti con meno pressione l'ha battuto, con più pressione... Cioè, il primo set inizio del secondo si è cagato sotto, ci sta. La storia del tennis è così, vince di solito sempre più forte a tennis. Ma tre giorni prima... Ma che vuol dire? Ma che... Sì, ma ha vinto una partita. La partita decisiva è quella in cui si vede che è il campione. Guarda che era decisiva quella, Tu lo sai che se Sinner non avesse battuto il tizio all'ultima partita, Djokovic stava fuori, Sinner aveva la possibilità di buttare fuori
Djokovic. Devi andare al lago ad affrontare Scammato. Sì, no, va benissimo. Però cioè, non è un caso, è vero, che era il lago. Non è un caso che il numero uno vince sempre. Ah, il lago della Furia lì, com'era? Il lago. Ah, sì, quello che doveva andare. Ok, ok. Sì, il lago del genere. Ma soprattutto, mi dite se è vera la notizia riguardo Hunter Hunter? Cioè, voglio capire. Che altro c'è? No, una notizia molto importante. Ricomincia. Una notizia molto importante. Voglio capire se è vera. Che dice che deve finire in tre anni, altri tre anni. Sì, no, sì, no, sì, no, sì. Non è questa. E s'abbracciamo. Anche io l'ho letta, ma mi sa della cazzata. Ma che cos'è? Allora io vi dico la notizia, poi no, si scoprirà se è vero o meno. Allora, Togashi ha fatto un'intervista e durante questa intervista... Ah, al tempo delle interviste le ha il pezzo di merda, E durante questa... Non stava male per l'intervista, bastardo. Ma non è così di tempo, lì, che cazzo c'entra? Che certo è così. No, ha detto che del finale del manga. Allora, ha detto durante questa intervista che per il finale... Lui ha tre... Ah, ma mi aveva battuto, mi sembra. No? Sì, sì, avevi perso. Ah, coglione. Aspetta, fai le bet, vedete se lo ribatti. Fate le bet. Dai, vabbè, ormai. Mamma mia, aspetta un attimo, che ci vuole. Ormai è andato. Vabbè, tanto perde, tanto dai. Tanto perde. Sì. Questo sarà Drago, era Drago? Coglione. E fallisce di nuovo. Ma come fa a levare così tanto con extra rapido? Guarda, extra rapido c'ha 80 di potenza. Ho capito. Sì, lo so, Zori, è un altro film che non vedrò, quello di Critici. Mortacci sua. Ma Dragon è resistente acqua? Forse... Non mi ricordo. Oh, vabbè, ma ammazza tutti con un Pokémon? Beh, forte. Non è mai troppo tardi. Poco bomba. Comunque il Chico è veramente una sega. Veramente una sega. Cosa vuole imparare Bidella, cos'è? Brighella. Baldeali, che fa Baldeali? Si prende danni risposta però. Vabbè, però mi sembra molto forte. E che fai, che lei? Non lo so. Ombra artiglia. No. Io leverei fuoco bomba a sto punto. Io fuoco bomba, tanto si può imparare. Sì, dai. Boh. Leva fuoco bomba, Livio. No, ci può stare leva fuoco bomba. Cioè, comunque sia, il fatto che ti fai danni da solo non è bellissimo. Non bravo, let's go party. Grazie, Zore. Non bravo, let's go party. Bella, Zore. Testiamola la nuova mossa. Baldeali fa abbastanza cagare, non stab. Vabbè, grazie, non è stab, però. Però, non si sa mai. Oh, il signor Nagato... Livio, mi sa che... Ma sì, ho perso. È troppo esausto per lottare, Livio. Che tipo è il Minato? Paralizzato, attenzione! Sì, pesca sì. Dal cilindro il hai coniglio. Vinto? È ubito. Bravo, Marco. Grazie, Marco. Bastardo. Bella, Marco. Pezzo di merda. Ciao zia. Ciao zia. Ciao zia. Zia, sabato vengo, zia, ci vediamo sabato, zia. Vengo solo per te, zia, sabato. Ciao zia. Vi incontrate, dici? Non lo so, vediamo. Non lo so. Vabbè, dai. Ciao Olivia. Come lo vai, battiamo? Genio. Come lo battiamo questo? Boh. Intanto leverei Ginio dal team. Se devi riprovarci. Quello sì. Vabbè, che tanto non è che c'ho tante alternative valide. Ho capito, però il tizio a 10. Cioè, almeno un altro, magari una botta la regge. No, è quello, però ti serve per. Ah, dici che puoi andarci senza ma volare. Sì, tutto. Sì. Ciao, Last. Io vorrei.
Peccato è al 29, è un 29 po' scarso. Veramente basso. Siamo lui e sto strozzo. Tocca fare. Ragazzi, che tocca fare qui? Cosa tocca fare? Dovrebbe prendere un nuovo. Dovrebbe catturarli i Pokémon. Allora. Ma lì non li cattura i Pokémon. Allora, come primo, chi c'ha lui? Boh. C'ha Garou. Garou che è drago, dovrebbe essere forte Golden Freezer. Però cioè, l'unica mossa drago che sta è una merda. È una merda, che non ha 100% di precisione. Lo so, è una merda. Vabbè, però io ci proverei comunque a farla. Io poi la prendi. Sì. Vabbè, dai. Facciamolo. E vaffanculo. Ah, comunque ho visto la storia che hai messo sui piccioni. Bella. È la prima quella. Ma però. Non vuol dire niente, non è successo nulla. Vabbè, è una narrazione. Ma è una narrazione, ho capito, ma non è successo niente. È l'attacco. Ma ecco qua, stanno arrivando, è finito. Vabbè, è l'episodio 1. È come, ma che è merda. È il cliffhanger dell'episodio 1. No? Ma fammi vedere qualcosa. Episodio 2. Ma ha capito, ma se ogni volta una frase. No, non è una frase, è il piccione reclutatore che è andato in avanscoperta scoperta che ha lanciato il segnale d'attacco. Tutta sto dramma non l'ho percepita. Vabbè, l'inizio. È l'inizio, il cazzo pretendi, scusa, cioè. Che volevi, già l'episodio... Ma il problema è che alcune storie non le posso recuperare, non le posso salvare. È un problema, cioè le storie archivate non le posso salvare. Vabbè. Ma è colpa mia. Non l'ho capita questa forzatura di Bertold. Cioè non ho proprio capito che intendi. La forzatura di Bertold. Piccione colossale, no. Perché stai cambiando? Perché sennò me lo ammazza. Vai. Picchia. Oh, godo. Vediamo, sì. Per l'episodio 2 ho in mente una cosa, sì, specifica. Godo. Io non riesco a farla perché è complicato farla col montaggio. Kakashi. Perché non c'ho i video. Che cazzo era Kakashi? Era erba? Mi sembra di sì, Vabbè. Solo pugno, Kakashi. Non è erba. Non è erba, però vabbè, dai. Guarda, pugni. Me la collo. Il tono pugno ci sta perché è il Chidori. Nagato. Psico. Vabbè, tengo sto stronzo. Non lo so. Va bene? No, non credo che vada bene. Non va bene? Poco aspetta, pugno. Aspetta, ti dico. No, sicuro non è super efficace, però non credo... Perché Coleottero mi pare, ma Coleottero non ce l'hai. Ah, guarda chi è tornato. Andiamo a scoperta, dallo lì. Vedi, andiamo a scoperta. Sì. Beh, doppio calcio, dai. Non è molto efficace. Ma se anche io ti ho detto no. Vabbè. Metto minato, dai. Incredibile. Vai, scintillalo. Aiuto, Maria. Oh. Va bene, vinciamo noi a pizze. Se non si cura. Vai. Bravo. Molto bravo. No. Cambia. Vabbè, è morto uguale, sti cazzi. Ho capito, ma meglio far morire qualcun altro, no? Vai, Madara. Picchialo tu, fai un bel bullo. Non è pure efficace. Perdono i peli perché provano a passare, vedi? Ma non il vizio, i peli. I piume, vabbè. I peli là, perché sì, provano a passare da sotto, ma non ci riescono. È vero, Ci pure quel lato. Ci sono le piume appiccicate alle barriere. Io ho sentito, no, finisce domenica la seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Sta per uscire l'episodio 18, quindi settimana prossima. Eh sì, poi facciamo la live. Io ho visto fino alla 15. Majin Buu. Dove dovrebbe uscire domenica la 18, se non erro. Non mi ricordo. Comunque questa settimana. Com'è possibile? Perché è sculato prima. No, sono 18. Mica finisce.
No, 18 sono secondo. Boh, prima ha levato poco perché gli andava. Oh, no, madonna. Aspetta, sono 23. 18? Eh sì, perché devi considerare che ci sono le loro fanno no! Loro contano. E Nao ti ha battuto ancora per una volta, poco, sei stato sconfiggiuto. Per poco. Ah, è 18 più 5, non 18, 18 totale. 5. Ah, infatti okay. Pure io, anche allora, perché allora no, anche perché ho visto fino alla 15, mi sembrava strano che in tre puntate finisse tutto. Ah, perché allora quello che ho letto io l'articolo si riferiva al seconda tranche, dico. Allora quando finisce? Allora quando finisce? Non finirà mai. Comunque stavo dicendo, Togashi ha annunciato che per il finale ha tre, diciamo, varianti. Cioè lui sta pensando al finale. No, lui dice che ce l'ha da un po' questa cosa. Ma pensate che ha tre varianti del finale e dice che la A, la B e la C. Ha detto che la A, quando l'ha fatta, diciamo, leggere a un gruppo di persone, di fan, da quello che non lo so, ha ricevuto un apprezzamento intorno al 50% e una disapprovazione intorno al 20%. La B, sempre 50% ma 10% di disapprovazione. La C, 10% di approvazione e 90% di disapprovazione. Però lui dice che la C in realtà è quella che a lui stava più a cuore. E quindi ha detto che deve ancora decidere quale finale utilizzerà andando avanti. Ma ha scritto un finale D, quindi un quarto finale, che ha rivelato, diciamo, e ha detto: nel caso dovessi morire prima che finisca Hunter x Hunter, considerate questo come finale del... Ma no, ma perché può farci... Ma schioppa a farci uguale, cioè per arrivare al C dovete fare questo, questo e no, questo. No, perché non li ha voluti annunciare quegli altri. Capito, ma che ragionamento il cazzo è? Cioè io muovo come Miura, cioè quando sai di morire, dici al tuo assistente: guarda, io ho in mente questo finale, più o meno, per arrivarci. No, lui, cioè, lui no. Ha fatto una lui c'è, cioè, se lui muore porta con sé nella tomba il suo finale, non no, lo saprà perché, nessuno. Allora, no, in realtà c'ha un senso, perché lui dice: se la storia arriva fino a dove dico io, il finale che ci voglio mettere ha un senso. Se invece pezzo la storia si merda. Interrompe, gli rifai di nuovo doppio calcio. No, io ho fatto fuoco pugno. Ma che è Samara de Ring, che roba. Ma non è ma ti ho detto che non è efficace lotta. Ma perché Nagato è psico? Ma non mi ricordo se era psico lui. Ma prova Spectrum. Intanto sta... Ma sì, mi spacca il culo. Ma questa è quella. Quante volte hai già perso qua? Tre? Questa è la terza. Siamo quanti? Tre, Dimitri. Per adesso è 9 la sconfitta più umiliante. No. Aiutano. Ma secondo me dovresti allenare i Pokémon quelli ai secondari, perché sennò così, fio mio. Ma questo è resistente a qualsiasi cosa. Ma no, ma secondo me non è... Ma il problema del finale... Cioè, secondo me pure Berserk, Maglio, c'ha un finale fighissimo. Il problema in questi casi non è il finale, è come ci arrivi al finale. Ma se è un HP... Cioè, allora... secondo me non è il finale in sé per sé, è la costruzione che ti porta a far sì che il finale ci abbia un senso. Se non la fa lui, quella potrebbe essere un problema. Infatti è quello che pensa pure Gozo, quello che pensa pure Togashi. Cioè, i miei finali hanno senso se arrivo alla fine. Se viene interrotto perché io muoio... Pensa quanto cazzo è lungo. Sono Antonio ci ha Togashi. Ho dato un finale. Ma non è così bello. Ma già sta a pensare alla morte Togashi, la madonna. Ma che ne sai come sta? Capito? Oh, c'ha un tumore. Che c'ha ora? 57 anni c'ha. Vabbè, nel senso, che è una cosa che dura 30 anni. Ho capito che vuol dire. Grazie Doku. Bella Do. Cioè, il ragionamento, cioè certo tutti siamo destinati a morire, però che cazzo, se già a 57 anni pensa che non finirà in tempo per morire, perché muore, quanto cazzo deve essere lungo. Ma lui ha detto che just in case, cioè come vaffanculo il testamento, sì, ma sta male, c'ha mal di schiena. C'ha male, c'ha mal di schiena. Non lo sai che c'ha. La versione ufficiale è che c'ha mal di schiena. Infatti lascia perdere, non lo sai. Ha fatto pure lui la sua immagine ritratta con lui che disegna da seduto vai, sul letto. Vai all'isola ad allenarti un po'. Cioè tu hai saltato un pezzo
e non, è, non l'hai fatto, non dovrei ritirare il Pokémon. Eh sì, ritira il Pokémon. Se, tanto se no stai qua a fare 800 volte a strada. No, sì, è strano, infatti, svizzero. Sei sottolivellato, non fai le parti del gioco. Ciao Doku, grazie. Vabbè, comunque sia, in cosa... È Madara che si evolveva dopo sì, un livello? Sì. In cosa consisterebbe questo finale che avrebbe, diciamo, il finale D che ha rivelato? E praticamente è una cosa un po' alla Dragon Ball, cioè molti anni dopo c'è quell'immagine di questa ragazza, giovane, che sta nel lago con una canna da pesca a cercare di pescare. Hanno saltato l'isola. Non so, Dimitri. Sì, 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 è quello che stiamo dicendo. E Dimitri insulta Livia. E praticamente questa ragazza che si chiama Jin con la J. La figlia di Gon? È la nipote di Gon. La nipote. Sì, Gon lì è il nonno e praticamente ti fa vedere che lei cattura il re degli abissi e la madre gli dice tipo vabbè adesso sei pronta per fare per andare a diventare un hunter e però lei fondamentalmente anche se l'ha preso non vuole andare a fare l'hunter e quindi fa finta non ho poi ben capito perché non, cioè, alcune cose non sono chiarissime perché poi ci sono altri personaggi che non ti dice i nomi e chi sono, te lo fa intendere, cioè come se ci fossero i figli di altri personaggi che tu conosci. Ho capito, quindi ha detto il finale no, uno dei quattro ha detto dai, il finale è quello più brutto, il D. Quello che voleva fare. No, lui ha detto che ha tre possibili finali, ma nel caso non arrivasse al finale ne ha dato un quarto che non sarà il vero finale se lui arriverà al finale, che e va considerato il vero finale se lui non arriva a finire Hunter x Hunter. E da quello che ho capito fondamentalmente il senso è che nel momento in cui questa ragazza sta crescendo con una famiglia unita che gli vuole bene, che sta tutti quanti là, preferisce rimanere nell'isola con la famiglia piuttosto che andare a fare l'Hunter in giro per il mondo. È diciamo il contrario di quello che ha scelto Gon nonostante le storie diciamo nostalgiche che gli racconta il nonno su quando lui era nato. Vieni qui papà Castorum, noi te lo chiediamo in coro. C'è un personaggio che guarda la scena di spalle però non si capisce bene chi è, potrebbe essere Jin, non lo so. E vabbè, quindi cioè questa cosa in realtà a me è piaciuta per un motivo meta, nel senso, cioè io sono sempre stato convinto che Hunter x Hunter non abbia bisogno di un finale e, cioè Hunter x Hunter è una serie che può finire alla fine di una qualsiasi saga e non c'è un obiettivo finale da raggiungere particolare, sono storie che vengono raccontate del mondo di Hunter x Hunter e quindi certo ovviamente spero finisca questa saga perché ha cioè, necessita un finale, una saga, nel momento in cui presenti personaggi nuovi, eccetera, eccetera. Però poi, appunto, il finale, cioè questo finale che ha fatto, che ha mostrato Oda. Sì, Oda, Togashi. Il pezzo di lore che volevo darvi, dato che Livio ha skippato il dialogo la scorsa volta. Mm-hmm. La bomba del Team Power Scaler serviva solo a spaventare, ma è esplosa perché per disinnescarla serviva una sequenza memory che Maggi si è dimenticato. E dove stava questo pezzo? E quindi questa è una citazione al gioco delle bombe. Cazzo, mi spiace, questa è la figa da leggere. Porco Livio. Vabbè, comunque sia, è un finale che non è che è un finale con plot twist, un finale che rivela chissà cosa, un finale nostalgico per chiudere un po' la narrazione. Quindi insomma potete giudicare Hunter x Hunter anche senza il finale, non vi preoccupate. Non sarà qualcosa di mind blowing. Eh sì, è molto figo lo Spetti Cosmic Girl, sono d'accordo. Melia, questo è normal?
perché in realtà, per come la vedo io, il vero finale ci sta già con l'incontro sulla specie di Baobab. Tutto ciò che viene dopo sono tipo spin-off bellissimi, però il finale è l'incontro con il padre. Questo è quello che ha detto pure lui stesso, a suo tempo. Livio, prendi gli oggetti che servono. Livio, stai allenando Goku. Avete ragione, ragazzi, vai. Chi mettiamo? Alleniamo Ginyu? Alleniamoci. Erza o Madara? Aspetta. No, vai, rispondetemi, ragazzi. Dai, prego, chi metto? Aspetta. Vai. Ma dov'è Ichigo? Hai ucciso Ichigo. Vai, ditemi chi devo mettere, dai. Ginyu, Ginyu, ti compri delle cure? Poi vediamo, aspetta. Ti compri delle cure è una buona idea. No, 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 è una risposta del cazzo a chi ha capito che ha detto una stronzata! Ti compri delle cure, secondo me, non è una risposta del cazzo. Puoi mettere uno e puoi cambiare, dividono le... Certo, già faccio fatica così, cambio, eh. Ma hai lasciato il condito di esperienza a Madara? Sì. Non va bene? Come ti pare? Spiega, a chi lo devo dare? A Freezer, si deve ancora evolvere. Ok, ragazzi, lo diamo a Freezer. Va bene. Si è convinto, Livio, com'è possibile così? Che è morto, eh? Glielo sì. Do? Sì, per me sì, cioè, pure se è morto. Sprecata, Madara. Cioè, lui quello che ti sta dicendo è non condivide esperienza se è morto. Credo. Vabbè, sti cazzi, ma infatti. Allora, ripeto, non lo so. Io andrei a curarmi. La cagata. Andrei a curarmi. Livio è pigro, non vuole tornare indietro. Ah, devi curarti. Ma perché non c'hai le cure? Ma non si possono comprare nel gioco tipo le cure che resuscitano i Pokémon. Bello cooler. Ci sta. Ma cazzo, compra quelle. Ma questi comunque li puoi pure catturare. No, infatti, cooler sì. E Dimitri, devi dire a Livio. Cooler ti uccide. Ehi, brutto. Guarda che sto gioco mi odia. Sto gioco no, proprio. Questo non, questo manco morto. È giusto per cagarmi i coglioni, no, capito? È possibile risalire. Allora, guarda, Luchino, secondo me. Cioè, boh. Ehi, Elbaf, aspetta, Elbaf. Vediamo se. Si torna indietro. Ti ha fatto capire come. Devi aspettare Elbaf, ragazzo. Ma innanzitutto. Oh! Aspettare, aspetta il finale di. Vabbè, magari il finale si riprende. Quella, se muore Orso in un modo figo, epico. No, vabbè, ma lui non sta parlando di un evento specifico. Lui sta parlando di una. Vabbè, allora... è Elbaf la prossima saga, no? Se la scrive bene, sì. Fai finta che queste ultime due non sono esistite. Cioè, fai finta, è difficile, però. Diciamo che. Dal tuo punto di vista, gli dai una valutazione relativa. Sì, però cioè, secondo me il problema attualmente di One Piece è che devi collegare talmente tante cose che fai fatica, che ti viene un po' un macello. E più, soprattutto per Oda, cioè Oda non è un mangaka abituato a fare diciamo una scrittura certosina. Della macro trama, degli incastri, cioè, e secondo me Oda è sempre stato molto bravo a farti provare quel senso di avventura e le emozioni dei personaggi, non la macro trama, la geopolitica. Quindi adesso che si è buttato molto su quell'ambito, io le cure, cioè dovrebbe tornare a parlare di più di quelle cose, però non so quanto sia fattibile in questo momento della cioè ci sono troppe cose aperte in troppe parti. Quindi boh, cioè secondo me quello che si può sperare è che ci siano dei momenti alti. No. Forse come se con forza, no, però non credo. Come faccio ad arrivare lì? Cioè una Pokéball. Quest'affare non puoi salire sopra questo affare qua sotto. No, però dico andare là dove c'è la Pokéball. Scendi, devi fare il giro, scendi, il giro, oh, devi fare il giro, scendi dall'altro lato, scendi, devi fare il giro. Ah no, beh, che alcune cose rimarranno aperte, io pure sono d'accordo, Elsie, perché faccio a prendere la Pokéball. No, non ci puoi arrivare da lì, devi far giro, questo è stanno di. Livio, sopra al massetto c'è uno spazio per passare? No? Ah. Forse sì. Oddio, Livio. No, uccidilo.
Ok, cioè. Ma non sembrava ci fosse lo spazio. Oh, bello Kenpachi. Kenpachi, oh, bello Zeraghi. Vai, chiappalo. Secondo me non sono tipo l'ultima stagione. No, è l'ultima stagione Lost. Io me ne scampi. Quel finale maledetto, madonna santa. Non sa come chiudere, boh. Io non credo che non sappia come chiudere. Come chiudere lo sa benissimo. Io credo che... Mi dirai che forse non i collegamenti, no? Il finale in sé per sé, ma il finale ce l'ha da mo che c'ha a me. No, perché... sì, ecco. Chi è questo? Un Livio? Ciao, Jobs. Livio. Oh, è Jobs. Sì, vuoi fare una squadra insieme? Diede no, non t'aregge. Non glielo puoi neanche... Cioè, non è un'opzione. Ah, ok, lui proprio si fa... Lui fa quello che dice lui. Si evolve per amicizia, che è in pace, Livio. Lui c'ha Gold Roger, niente di meno. Mazza, è sopravvissuto. Perché fa meno danni quando li fa tutti e due. Dimitri, perché non facciamo una... Ma si può fare un torneo di Pokémon? Uff. A eliminazione o a gironi? Dio. Si può fare? Fai il competitivo, sì. Ma ripeto, con questo gioco pure? No, con questo gioco. Con che gioco si deve fare? C'è Pokémon Showdown. Showdown. Bello! E così facciamo Dimitri contro Livio, Dimitri contro Giovi, Dimitri contro Folch. Dimitri contro tutti. No, poi Livio contro Folch, Livio contro Giovi, okay. Folch contro Giovi. Facciamo un torneo, eh? Mo lo organizzo io, posso. Sì, perfetto. Dove sta? Dove si trova questo gioco? Io non sono. Va bene, Fede, forse anche tu. Vabbè, vedi, su Pokémon Showdown c'è un browser che devi scaricarti. Sì, sì, io l'ho vista, è una merda, carcola. Cioè, nel senso, da vedere. Ci ho giocato due partite e ho givappato. Però. Bello, Cooler. Cooler è sbroccato. Non c'è un altro gioco? No, è che dovresti avere il gioco originale, giocare... non so, ci sarà, c'è il PvP e fallo fai... Peccato. Sono bello, organizziamo il torneo di Pokémon. Ma che cazzo... Dai! Non ho capito, Toku, ma se mi dite che il gioco fa cagare è inutile, cioè, che te devo fare? Cioè, l'idea è avere un gioco figo. Volevamo fare il fantateam sui Pokémon. Ma... No, vabbè, qui è giocare. Cioè, qui è proprio... No, qui è proprio non il gioco, il giocatore. Cioè, qui è proprio le non abilità. Non lo so, però, se c'era la possibilità di fare... Avremmo fatto anche il quello dice Maggi. Lo dice Livia, che se c'era la possibilità avremmo anche fatto il fantateam. Uno sprite senza... Ma scusa, ma i tornei del mondo di Pokémon, ho visto stanno facendo i mondiali di Pokémon adesso. Perché tu ci devi avere il gioco originale. Il gioco originale c'ha il PvP, l'altro c'ha il gioco originale. Ma di che piattaforma è? È de cosa? De... Di avere la Nintendo? La Switch. La Switch. Dai, mazza, è difficilissimo catturare sto stronzo. Quanti di voi hanno la Switch? Ma si può giocare uno contro uno con la Switch? Sì, Maggi, si può giocare. Non so se bisogna pagare per avere online, ma... Compratevi la Switch. Sì, e tu? E ce l'ha Sergio. La Switch a Sergio. Vabbè, il gioco si compra, dai, un investimento. 80 euro ci può stare. 80? Vabbè, si può fare, dai. Si può fare. Un investimento. Una volta? No, vabbè, questo diventa proprio un torneo, eh. Guarda che poi devi giocarci. Cioè, i Pokémon mica te li regalano già fatti, eh. Ti mette lì, no. Allena tutti i Pokémon. Due coglioni. Però è figo, Ho visto il torneo che stanno facendo. Mo che c'è il torneo. Ho visto una partita. È figo comunque. Ti fai la tua squadra. Peccato, perché era figo da fare un gioco dei Pokémon contro Livio. Bell'asso. Ciao, asso. I Pokémon li prendi in prestito. Ah, è bello. Li prendi in prestito da chi? Caducità. Mettiamo Dragodanza al posto di Dragofuria.
Ma il drago è ancora quello che fa 40 anni sì. Stable. Ma che ci fai? Questo però è ancora più di merda. No, no, beh, quello però almeno fa. Cioè, questo almeno fa più. Dice che li puoi prendere in prestito. Allora, facciamo la. Ma come pisci Drago Danza? Ma è forza nella pill. Ma che ci fai? Prendi Drago Danza e tieni anche il Drago Fuori. Ma qua 40 danni, Livio. Questi ormai hanno 200 punti vita, 250 punti vita. Ma dove vai? Se c'è uno che non c'ha. Che c'ha tutte le resistenze, è forte. Sì, c'ha tutte le resistenze del mondo. E facciamo la Apple. Anime Night Pokémon League. Bella l'app. Sei fissato con Poli. No, ma che? Cioè, in realtà sei fissato con molte cose. Vabbè, dai. Peccato, perché è una cosa figa da fare il giochino dei... Ma perché nessuno ci ha pensato a questo giochino dei Pokémon, tipo... A fare online, ma è possibile? Dove sei i soldi che ci sono? Ci sono i mondiali. Vabbè, ma ti vai la Switch. Vabbè, che fanno? Cioè... cioè, è possibile, nessuno ha mai pensato a una fregatura. No, capito. Vabbè, un gioco online da giocare, tipo Call of Duty con i Pokémon. Cioè, dove non hai bisogno per forza... Di cosa? Del... La Switch. È il Pokémon, è della Nintendo, cioè avrei sempre bisogno della Switch. Vabbè, lo puoi fare giochi, più piattaforme, cioè molti giochi della Play. La Nintendo. No, la Nintendo non ha cross-platform. Bella. Esiste, vedi, chi è? Come si chiama? È Anime Adventure, un altro anime, qual è il problema del gioco? Come fai? Allora, il problema di Anime Adventure con gli altri giochi... Lo so. E gli altri giochi, tipo che so, il gioco quello di Naruto... Non hai i personaggi divisi. Cioè tu se fai il 2 contro 2 la vita è condivisa. È condivisa. È quella la fregatura. Vabbè, però lo sai. Che vuol dire? Che è una che nel senso giochi uguale, con la consapevolezza che devi prenderti dei tizi e senza considerare il fatto che hanno la vita. La vita è capito, è un gioco diverso. No, al massimo l'ultima la fai tutti 1v1, quella è l'unica cosa. No, ma anche prima, allora, cioè, quando combatti contro i personaggi li combatti uno contro uno. Tranne quelli che hanno proprio il 2 contro 2 di default, cioè non metti il Cyberman. No, certo. Diciamo. Lo speciale calcio è complicato. Sarebbe bello da fare 5 contro 5. Lo speciale calcio 5. È il più bello, però non viene cagato. Lo puoi fare 5 contro 5 in FIFA Street, perché devi più a meno personaggi. Sì, ma come li prendi i personaggi? E mi sa che ci sono di tipo. Ah, tu dici proprio Anime Adventure in FIFA. Lo puoi fare col gioco di basket, perché nel basket puoi fare gli uno contro uno. Nel Basket Street c'è proprio la modalità uno contro uno. Ma quando lo regge il gioco? Quello è un altro discorso. Vabbè, col computer nuovo faremo Anime Adventure Basket. Vabbè, adesso ho capito. Un grande update. Proviamo a catturare il Red Riot. Prendi, dai. Prendi le squadre. Ok. Prendi le squadre, ci può stare. E poi alla fine tu, in base alle squadre che hai preso, fai la tua. Ok. Ma poi andi dal culo. Ci può stare. Come fai a spostare i giocatori? C'è un botto. Sì, quello sì. Cioè, è proprio lunghissimo da fare. Ciugno d'accordo. Oppure puoi fare che tu c'hai una squadra. Parti con una squadra e in base alla vittoria fai un upgrade con un calciatore X random e sposti ogni volta solo quel calciatore all'interno della squadra. Cioè il premio della vittoria è il calciatore. Ne so, il premio se sconfiggi il Real, fai Barcellona Real Madrid, prendi un gioco, premio è Cristiano Ronaldo. Sì, ci può stare. Cioè così. Ci può stare, così si può fare. Tu inizi con una squadra. Inizi con una squadra, scialla e... Sì, ma ci vuole un... Cioè, però il problema un è devi fare delle partite... Telegram. Si possono fare partite velocizzate. Ah, va bene, Fede, poi gli do un'occhiata, grazie. Le skippi? Ah, le puoi skippare, è vero. Sì, vabbè, ma che brutto. Però skippare però è brutto, cioè un conto è che... Vabbè, puoi fare quelle super veloci da 5 minuti, devi fare poche partite, ovviamente. Certo, però 5 minuti totale o 5 minuti a tempo? Non so se è totale. 5 minuti totale va bene, 5 minuti a tempo comunque è tanto. Su FIFA vecchi si fa dai 2 ai 5 minuti. Non so se c'è Livio. Tu che FIFA c'hai? Qua sul computer
C'ho PES 2022. 5 totali? Se 5 totali si può fare. Acchiappalo. Ci proviamo. Acchiappalo. Livio ha il 23. Me lo fai usare su uno? No. Cioè, se ci sono due Pokémon non puoi usarla? No. Vabbè, Svizzero, ma va bene così, scialla, Svizzero, dai, cazzo, va bene così, Irban. Tra l'altro, Metal... Oh, aspetta, Metal Cure è quello ancora dopo, eh? L'evoluzione. Leggerissima, Svizzero. Dai, resisti, pezzo di merda. Oh! Si sta evolvendo. Oh, alleluia. Oh. Bolecco Frieza. Finalmente Bulecco. Il nostro Dragonite Bulecco Foruisa. Attacco d'ala. Vediamo Dragofuria. Ma io leverei Dragodanza Surf. Non ci vuole levare Surf? Secondo te? No, non si può levare Surf. E poi non l'avrei levata comunque. Levato un'onda. No. Dai, ho capito. Mi carria le partite. Ma sono. Cioè, sono attacchi stab, Dragofuria e Dragodala. E attacco d'ala. Sì, ma. Dragofuria è una merda. Vabbè, 75. Appena, la missa sempre. Appena trovi gioco. Un'altra mossa drago, la cambi. Dragodanza non mi piace per me. Cioè, ma è forte fortissima. Nella Ma villa. Non è vero. Madonna, sei veramente scarso. E tutti i Pokémon più veloci di Freezer. Tu, Dragodanza, è una mossa gratis. Olivia, non ti fa distare. Una mossa gratis. Perché lui attacca prima, tu attacchi per secondo. Fai Dragodanza. Con tutti quelli più veloci, lo sai però. La maggior parte della gente finora è stata più veloce di te, quindi... Ma mo sei evoluto. E sei più veloce comunque è positivo. È una win-win Levo condition. Bravo Livio. Fai cazzo duro però. Cioè, è convinto quando lo dici, no, eh? Sì, sì. Ma quindi adesso sei pronto per affrontare Scammato? No, adesso rimango qua per tipo tutta la live. Ah, bello. Interessante. Perché qua mi cura. Ah, bello. Quindi è troppo forte come cosa. Beh, però dopo un po' diventa l'upgrade della punto esperienza. Diventa scazzo quello. Ma chi è? Tu chi stai a combattere? Non lo so, un truppino a caso, calcola. Che cazzo è? È più forte di Goku questo tizio. Però fortunatamente non fa mosse. Vai dall'elimina mosse, togli Surf da sto Pokémon Drago volante fisico, ti prego Livio. Ciao, ma è forte Surf, è sempre buona Surf. Questa è la verità, è che non la vuole togliere, non è che... No, quello sì. Surf è troppo forte, troppo forte. Guarda che roba. Ho 9500, becca tutti. Sì, ma è un Pokémon fisico, non è stab, cioè. Cioè attacco d'ala fa più male di Surf. Ma è entrato? Ma un cazzo. Ma che dici, Svizzero? È forte. 9500. Becca tutti. Vabbè, ma non è che c'ha così poco attacco speciale, c'ha un po' meno, cioè. Guarda che roba, faccio Surf, guarda sono che roba, tutti morti. Guarda che roba, guarda. Cioè. Guarda che roba, contro i Pokémon roccia, guarda che roba. I famosi Pokémon roccia. Ma no, ma più che altro è una mossa che puoi usare sempre, cioè un sempreverde. Sempreverde, sì. Guarda che roba. Oh, boom. Guarda che roba. Ma non c'è nulla, cioè questo ti porta al niente. Secondo me lì al centro se clicchi c'è un oggetto. Che guarda che roba. Boom. Guarda che roba. Troppo forte. Vai, mo fallo pure.
contro coso, contro Scammato, va, la stessa cosa. Ah, cioè, veramente. State, cioè. Boom. Tiè, guarda roba. Uno. Guarda roba. Guarda i graveler, oh. Guarda i graveler come cadono. Troppo forti. Pensate senza surf quanto ci avrei messo. Livio, Enki ti deve chiedere una cosa, te la può chiedere? Certo. Vai, En. Okay. Sì, con le esperienze su Freezer. Sì, si sta prendendo tutto lui. Sì. No, come? Che fai? Ma sei matto? Brutto corpo. No, o so io e Francesco. Livio non lo tocca proprio YouTube. Con no, chi vuoi litigare? Livio è l'unico che non... No, sì, poi lo vedo, Fede, no, grazie. Non mette mano su YouTube. Con chi è che vuoi litigare? Dimmi tutto. Nello specifico io di solito rispondo come... No, beh, non è vero, cioè io rispondo come me stesso, quindi voglio dire con lui, se non mi scrivevi a me. Ma tanto sicuro è una litigata su One Piece. È vero che vuoi litigare su One Piece? E di solito statisticamente i video di One Piece sono quelli con più commenti in assoluto. Quindi, altamente probabile. No. Vai. Yeah. Vabbè, andiamo da coso? Andiamo da no, Scammato. Belle, te le metto un po', te le metto poco alla volta, perché no? Su Instagram era sto facendo la mia nuova serie TV, quindi piano piano vedrai delle foto sempre diverse del balcone. La prima che hai visto era quella del balcone a suo tempo. Ma sono i gol. Non cementificato. Ma sono i... No, è il recluta. Ah, peccato. Pensavo fossero i fandom. Quindi piano piano ti metterò le storie del balcone, piano piano, e vediamo. Piano piano. Le farò tutte. Te le gusti. Però ho capito, qual è la domanda, quindi? Era voleva... una cosa. No, sì. Hank sta facendo un po' il prezioso. Sì, esatto. Non ce lo sta dicendo, come maggi? Era per un'altra roba. Cioè, ecco, puoi scrivere, cosa, ragazzo. Per una cosa. Livio ha detto Pelle che non gli scrivi da 3 settimane. Ma dove? Su Telegram, su dove? Pongo. Sempre la stessa risposta. A Telegram non lo uso, ragazzi. Non lo crepa, niente, Fede. Niente, lo apre in due. Bye Jobs. Oh, è forte Gold Roger comunque, eh? Ne sa. Oh no, la nostra combinazione l'altro è incredibile. L'altro giorno. Ben fatto. Niente, scoperò, c'hanno il teletrasporto. Ti offrirò un dono importante. Sì, certo. Azza. Ma qui mi aspetti, ma sei scemo? Vai. Piero Becco. Ma no, ma dovevamo continuare a livellare. Oh, qua però puoi catturare... No, qui sì, infatti. Puoi catturare Cooler. Anche Red Riot. Red Riot. Va bene, Genesis. Non è... Ha detto Edo che gli hai dato dei poteri di controllarli, può distruggere le live dall'interno, tipo Matrix. Vabbè, quindi che c'è Pelle che dice? No, Pelle non lo so. No, ho scritto qualcosa. Ha risposto quando gli ho mandato il link dell'IA, ma non al messaggio prima. Ah, e vedi, perché ti rispondo solo a quello che gli interessa. Ah, non ho letto. Riscrivimi, perché sennò poi mi scordo. No, dai. E ora quanto è lucido. E fatti catturare.
Oh. Catturato Red Riot. No. Ok. Poi. Serve cooler. Ma tu non sei cooler. Come? Come ho letto male, scusa. Mi ha dato il potere di vedere il canale, ma non di entrarci. Allora, Jujutsu Kaisen sono all'episodio 15, dove del 16. Però, quindi no, perché mi pare che l'ultimo uscito è il 17. Cooler, vieni fuori! Ah, Maggi, poi ho una domanda per te. Ieri ho visto The Marvels. Mamma mia. Scena del canto. Mi si sono drizzati i peli a un certo punto mentre stavo al cinema. E non è stata una cosa positiva. Ho sentito veramente un brivido di... nemmeno cringe, di domani, perplessità. Domani sera, ragazzi, Loki e The Marvels insieme a Rob McQuarrie. Ma è possibile che a Mattia gli sia piaciuto? Devo parlare con Mattia un attimo, perché c'è qualcosa di strano. Va bene, Giovi. Non si trova più cooler, basta. Niente, andiamo via. Dopo di dare solo sopra il cooler. Ma mi pare strano, figure. Mentre stavo modificando il commento sugli ispezioni del video, a quanto pare appena mi avete messo in primo piano non ho potuto finire di mettere gli orari. Ah, cioè se ti metto in primo piano non puoi modificare il messaggio? Mm-mm. Ok, strano. Beh, allora aspetto. Considera che io Ferino, a te scureggia il cervello. Considera che io lo faccio tanto, a notte fonda. Quindi se devi fare le modifiche o roba del genere, cercate di farle prima di andare a dormire. Così io poi lo fisso. Oppure fino a che non l'hai finito, scrivi nel commento non pinnare. Così io lo so e non lo pinno. Quando poi l'hai finito, levi il non pinnare e io lo pinno. E questa è bella. Cooler al 4% di possibilità di emergere. Non mi pare, è apparso un botto di volte. Ah, beh, ah, dici di catch rate, non di... È finito i surf, amico mio. È finito i surf, vabbè, basta. Ma non era finita. Livio. No, vabbè, ma non è che... cioè, secondo me ho visto opinioni contrastanti su questo film. Poi domani parliamo... cioè, ovviamente è parte bassa. Però su me Eternals, poi ne parleremo. Eternals e... come cazzo chiama? Shang-Chi. Ma pure in parte vedo Vanilla su peggio. Però sì, comunque c'ha due o tre cose interessanti. C'ha due o tre cose interessanti. Molto. La scena post-credits. La scena post-credits. La scena post-credits. Ma tu l'hai vista la scena post-credits? La scena post-credits. Non l'ho vista. La scena post-credits. Poi posso dire, ho visto la scena post-credits. Vabbè, perché è quello che potrebbe essere, la scena se per sé è una scenetta di 30 secondi. Però. Sì, come tutte le scene post-credit. Vabbè, che cazzo, se lo fanno bene, porca puttana. Quella sì che diventa una cosa figa. Però temo. A Invincible 2 non l'ho ancora iniziato, ma loro non credo abbiano visto l'1, quindi dovrebbero prima recuperare l'1. Magari è un'altra delle cose su cui faremo un sub-goal. Voglio il mio regalino! Invincible, secondo me, piace. Sì, può essere, ma lo vedrò Invincible, va bene. Ma c'è un po' di cose arretrate, però sì, lo vedo. Più a lungo, perché non ho visto la stagione 1, però sì. Pure una canzone degli Skillet. Beh, adesso che lo so, mi è cambiata la vita. Hai visto. Prego. Che forte surf, ragazzi. Ma metterci qualcun altro, cioè mo sta a livello più alto di Lo so, no, lo so, no, 8 no, più 8 più però, sono 16 per che me. Che lo sta Goku? 60 qualcosa. 67. Ah, madonna. Addirittura abbiamo un Pokémon in meno. Sì. Ah, ma questo?
Ma qua non c'ero stato. Non c'eri stato. Cazzo. Va bene. Ma sarà sempre roccia, no? No. Va bene, surf, surf, ne sa. In pace che cazzo era? Ah, era poco un lotto, ok, ok, sì, 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 sì. Sei pazzo? Questo è pazzo. Oh, sì, 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 certo, certo, ovviamente, certo. Ho capito tutto. Vai. Poco pugnalo. Boh, morto. Bene, bene. Ah, la serie si ferma. Ah, ok. Di Invincible. Fanno una spacchetta. Ah, vabbè, fanno parte 1 e parte 2. Vabbè, meglio, comunque la recupero dire, meglio. Posso dire che, allora, noi abbiamo criticato tanto Attack on Titan, no? Perché hanno fatto parte 1, finale, parte 2, finale, parte 3, parte 1, finale, parte 3, parte 2, eccetera, eccetera. E secondo me la critica sta nel fatto che me lo chiami finale 800 volte. Però, sì. Però se devo scegliere tra spezzettato oppure loro che non riescono a finire gli episodi in tempo, me lo prendo spezzettato. Cioè, quello che sta succedendo con Jujutsu Kaisen è un problema. Cioè, che fa? E l'ultimo episodio hanno dichiarato che l'hanno pubblicato con il 30% del lavoro completato. Vabbè, però lì perché poco, stanno in guerra, perché li fanno lavorare come schiavi. No, però non perché. Ma perché c'è un problema grosso lì, non in corso contro mappa, Cioè li fanno lavorare senza sosta, frustrate. Perché non li spezzettano? Cioè, se li spezzettassero non li farebbero lavorare senza sosta. Si vede che sono schiavi della produttività e del far uscire le cose entro una certa data. Comunque io metterei il conto di esperienza a Ichigo per farlo salire un po', perché sta diventando Ichigo troppo basso. È veramente una sega. Non è una sega, Livio, è che sta sottolivellato. No, sì, ma l'abbiamo visto, Andrea, cioè nel senso quando c'è stato il problema. Dai, non lo so. Minato è forte. Cioè, lavorano a dei ritmi talmente tanto forsennati che ne risentono proprio di salute, a quanto pare. E il fatto è che non credo che in Giappone esista il concetto di sindacato, lo sai. Non c'è. Il sindacato è una cosa culturalmente europea, soprattutto occidentale italiana. Meno tanto europea, cioè proprio italiana. Oh, pezzo di merda, allora. Intanto facciamo così, no? Vabbè, però sai che c'è la Svizzera. La Svizzera è vicina all'Italia, quindi ci può stare che l'influenza. È normale che l'influenza sia arrivata anche lì e il concetto di sindacato si possa essere esteso anche in Svizzera, anche perché è un cantone italiano, quindi ci può stare. Però concettualmente non c'è proprio l'idea che un lavoratore abbia nei paesi dell'est asiatico una sua, diciamo, rappresentazione all'interno delle compagini di lavoro, cioè non esiste proprio questa cosa, cioè tu sei un lavoratore e lavori, basta. Che è un po' un male da un certo punto di vista. Ti prego, fisico! Ma ti fa solo di questo si ammazza da solo. No, forse non può più scendere sotto questo. No, no, può scendere, però ti fa pochissimi danni e quindi se ne prende pochissimo. No, però, dai! Cioè, stiamo a tipo che sta a tre punti da sta. Madonna, comunque se non riesci a prendere paralizzato un punto vita è greve, Come vai a prenderlo questo? Ma tu è ancora vivo. Ah, più che altro, Maglio, il problema è la frequenza con cui sei costretto a lavorare. Vabbè. Cioè, io non so nemmeno se hanno un contratto collettivo nazionale del lavoratore in Giappone. Per cui devi lavorare massimo un tot di ore ad un minimo sindacale per garantirti una sopravvivenza stabile. Queste sono cose non esistono proprio in questi posti. Non sanno manco che vuol dire sta roba. Quindi non è tanto il fatto, è che se vuoi una qualità eccelsa, perché il prodotto deve valere, perché il tuo nome che porta un prodotto eccelso, ma tu per arrivare a fare quel prodotto sfrutti un lavoratore anche 10 ore al giorno facendolo lavorare tra virgolette ai limiti della sua salute fisica, è un po' un problema, eh.
Ma sì, svizzero, cioè sì, di Francia, però il problema è sempre lo stesso. Quanto ci abbiamo voglia noi di esportare i mangaka e farli gli operatori del settore in Europa? Un cazzo si incula in Europa. Vabbè, una cosa tipicamente giapponese, vabbè, cioè ci vorrà tempo. Piano piano. Cioè il fatto secondo Dammi me è il che premio. Devi... cioè, quello che a me non è chiaro è perché tu non li fai... Cioè, secondo me è assurdo che... Mentre sta uscendo Jujutsu Kaisen, devono ancora fare gli episodi di Jujutsu Kaisen. Ma perché su Uberaglio, a quanto ho capito. No, vabbè, ok, ma rimanda l'uscita del. Il solito problema, cioè un contratto firmato per ma il quale. Chi ce l'ha il contratto firmato? Ma magari con una casa editrice. Ma tu quando ma li fa, so, lo fai uscire? Beh, no, ci stanno dei contratti vincolanti per i quali tu una serie la devi far uscire in quel periodo dell'anno, perché sennò mi sballa la programmazione, perché io devo vendere i pupazzetti, devo vendere la roba. Non è così facile. Però nel momento in cui tu fai la programmazione, ti devi tenere un margine. Cioè se tu va bene, dimmi. La settimana che esce l'episodio non hai fatto quello dopo, cioè stiamo sotto il concetto di poco margine. Ma perché secondo me sono andati lunghi, non sono stati, no, cioè è quello il problema, perché forse il margine era preventivato ma l'hanno giocato subito. Troppo poco bruciato. Margine se ti ritrovi ma che non hai ancora fatto la puntata successiva. Vabbè, quello non lo so, cioè tocca chiederlo a lui. La puntata successiva, cioè, ma perché immagini che fai una serie di buche che ancora non è girata la puntata successiva. Ma io sono d'accordo che è una vergogna, dai. È la stessa cosa. Perfetto, asso, andiamo a cercare. Vabbè, è una vergogna, dai. Industria del cazzo. No, beh, è un'industria che cresce sempre di più, quindi a ritmi sempre più forsennati per mantenere alta la produttività avendo sempre più lavori. E però chi ha bianculo è quello che lavora. Io sono d'accordo, vero? Cioè, hai fatto le prime 5 puntate, poi se vedi che ancora stai in alto mare con quelle dopo, lo rimandi di una stagione. Vabbè, se lo rimandi di una stagione, però tu c'hai già i lavori da dover fare la stagione dopo, quindi ti aumenta il carico dei lavori della stagione dopo. A parte il fatto che non è che ci sono i tizi che fanno tutti lo stesso lavoro, sono gruppi diversi. Immagino che ci siano alcuni. Da quello che ho capito, sono quasi tutti freelancer quelli di mappa. Oddio. Sto andando ad affrontarlo con un Pokémon in meno perché sono figo. Immagino che sia come nel calcio, cioè c'hai un calendario. Entro quel periodo devi giocare quelle partite, sennò poi non è un problema, non hai più giocare. Ma che c'entra? Ma un esempio. Ma che c'entra? Non lo so se possono sforare. Non è proprio un esempio calzante. Vediamo. Il fatto è che secondo me non possono sforare. Ma sforare rispetto a cosa decidono loro quando fanno uscire? Ma perché loro hanno una programmazione, cioè abbiamo deciso che il periodo invernale escono 3 serie, devono uscire queste 3 serie nel periodo invernale, primo per accordi commerciali, si vede, magari perché hanno... Io credo, ma se non fai in tempo, non fai in tempo, no, cioè, certo, non infatti... è che pubblichi una cosa incompleta, ma infatti, lì. Beh, però è lo stesso ragionamento con tutti gli altri sport, cioè non faccio un tempo a giocare partite perché c'è stato un problema, ma che testa di cazzo. Pensa se avessi avuto coso. La mossa superficiale. Sì, non lo prendevo mai. Sì, non lo prendevi mai. Invece fagliene 5 per ammazzarlo. No, non prendiamo mai. Mamma mia, per carità, guarda lì, veramente. Sono proprio contento. Allora, fai Minato. Fagli. Ma sgranocchialo, dai. Vabbè, Fede, questa è questo dialogo l'abbiamo visto 10 volte. Continua a perderci. È sempre lo stesso dialogo, cioè. Ti mette a Obito 6 vie. Proprio un recupero, certo, dire. Che ci sta a fare dragodanza qui. Ma Livio dice che è forte solo nella villa. È meglio fare 5 volte attacco d'ala che fare dragodanza. Fuoco pugno. Hai visto? Vabbè, ho capito. Ma che... Fammi andare via. Non voglio sottostare a queste regole. Ha perso ancora una volta, sì, Ale. Prima. Hai perso un'altra volta. Quanto stiamo? 6? 7? Boh, ho perso il conto. Non muoiono mai. Rimangono sempre. 5? Livio, puoi fare molto di peggio.
Ma certo, sì. Mo sei. Niente, non muoiono mai in un colpo. Ne servono sempre due. Mai. Madonna. Ma come? Ma è da vivere da come? Soli. Vabbè, ho capito, dai. Cioè, nel senso, condividiamo con voi queste esperienze. Io sono le 17:20, entro le 18:17:50 ce la fai, secondo te? No, non credo. La Madonna! Ma così pessimista? Sì. Beh, se continua a fare cazzate, non ne uscirà mai. Vabbè, sto con due Pokémon in meno, E metti i Pokémon. Cioè, no, ma perché l'uovo lo voglio far schiudere. Che ci fai? In botto, Devo... Ma che? Ma che ci fai con l'uovo? Dice che è potentissimo l'uovo. Ma te lo esce a livello 1 il Pokémon? Non lo so, sì, però ho detto... Io. No, non per forza. Sì, Livio. Vabbè, però dice che è potentissimo, lo voglio far schiudere, scusa, Due Pokémon in meno, ma Google 67, sono d'accordo. Io terra lotta quando questo che hai detto? Che hai due Pokémon in meno ma hai un Goku al 67. Vabbè, che fa? Non sembra un Erza maschio. No, dai, leva quell'uovo. Grave errore. Poi te lo porti in giro dopo, ma adesso devi battere il tizio. No, l'uovo si lascia. Quindi c'è una che vuol dire? L'uovo gli conta come Pokémon, non ho capito. Sì. Allora, devo dire che trovo peculiare questa resilienza di Livio ai suoi fallimenti. Ah, sì. Cioè, voglio vedere che c'è dentro stovo. Non gliene frega un cazzo. Non gliene frega un cazzo. Cioè, non combatte per far sì che non risucceda qualcosa. Proprio non gliene frega un cazzo. Ci sguazza nel fallimento. Sì, si impara dei fallimenti. No, ecco, no, proprio questo proprio no. Continui a rifare la stessa cosa. Livio Asso ha detto che sta guardando attentamente la prima stagione di OC. Punto, sono cazzi tuoi. Ah, va bene, ci venisse, piace. Come ti fate guardate 27 episodi, ragazzo? Belli, beh, sono belli. No, ma lo farò pure io perché bisogna farla quella live prima o poi. Asso, non è possibile. Ma cosa hai trovato? Non hai trovato niente perché non c'è niente. È solo una bella stagione. Cioè ogni volta che passiamo davanti a quella Pokéball e non la prendiamo. No, ma vedo un botto. Vedo un botto di poco. Quelle due lì. Cioè, c'è solo un botto. Vai, tutti i 27 Magikarp. Livio, da quanto tempo fa l'hai visto? Sì, ti chiede Asso. L'ultima volta? Due anni, un anno fa. Sì, quante volte l'hai visto? Sì, 5-6? No, non di più. Bro. No. Almeno una decina. Sì, hai visto più sì di Scraps? Beh, più corto, sì. Scraps hai visto tutte le stagioni 9 volte. Quindi Scraps è 9x9. Ma non. Questi sono numeri a caso. L'hai detto te. Non lo so manco io. Ma non lo so. Ma che ne sa? Vabbè, la media è sempre quella: 9, vabbè, 10. Però, maggio, onestamente, se tu mi dici quante volte hai visto Star Wars, ma che ne so quante volte ho visto Star Wars? Sì, beh, io ti ricordo tutti i particolari. Ma non tengo il conto. Io, però, non so quante volte. Ma è diverso perché lì non si ricorda un cazzo. Quindi, se Livio si ricorda a memoria una cosa come Scraps, vuol dire che l'ha vista veramente tante volte. Fallo ma tante, tante. Ma non è che. Ma allora. A una certa arriva senza fare brutto colpo e mi secca facendo lo stesso attacco che ha fatto prima. Così. Adesso si ricciuccia tutto quanto. Sì, ma Livio pensa che continui a fare sempre la stessa mossa. Ma è veloce, me lo so perso. Io non mi ricordo mai che
capito che cazzo è. Questo 60 forte ogni tema, madonna, raga, un po' too much così. Vabbè, devo dire che io la maggior parte delle volte ho visto un Nuova Speranza, perché da piccolo mi piaceva Nuova Speranza e la rivedevo sempre. Gli altri li ho visti molte meno volte. Cristo, 60 volte, un cazzo rubami ce la video. 60 volte che? Ogni film di Star Wars. Ha detto che ha perso ogni il conto film a 60. Ah. Quindi... Ma io penso in Matrix, sì, l'ho visto. Però è un film, non è tutto Star Wars. Oh, bravo Ascio. La facciamo quella con la Pixar. Mo vediamo se riesco a farla la settimana prossima. Sta cosa che... Si vuole efficace. Sta cosa che scende e risale mi dà un fastidio. Mamma la mossa. Che faceva? Maledizione. E Asso, ci stanno bei film di merda pure sulla Pixar, eh? Sì, ma lui andrà giù, quindi io farei lucidatura o maledizione, insomma, roba che ti fa reggere. Adesso gli meni invece. Hai fallito. No, adesso Brenda, rifai quell'altra. Non so subito, Brenda. O lucidatura o maledizione. Oh, attenzione. No, non è sceso. Non hai visto il 3 su. No, sì. Vabbè, fate pure il 3, ba. No, devi rimenagli. Ma... Boh, Brenda, non lo so se lo vedo, vediamo. Mm. Grazie Disney per non avermi dato l'anteprima di Wish. Ti voglio bene, Disney. Segno, come fa Sommo Buda. Segno. Ah, c'è Sommo stasera, eh? Oh, stasera c'è Sommo, eh? Stasera viene con noi a fare l'ufufufu. Paralizzato. Butta male. Zuffa. Quanti ne ha ammazzati? Troppi. Sus. Facciano tutti le mosse giuste. Sono d'accordo. Oh, però niente paralisi. Sì, Mario, sono della stessa politica aziendale. Ah no, sono d'accordo anch'io. Io raramente riguardo le cose. Cioè, infatti. No, io un botto. Io sono. Ecco, io ho visto meno roba perché sono proprio un rewatchone. Io. Mi piace proprio rivedermi le cose. È una cosa che mi piace proprio tanto. Ci godo io. Perché scusa, ti sguazzi nella tua. Ma perché mi piace. Mi piace vivere in un mondo che mi piace. Ma che cazzo di ragionamento. Vai, però... Ma se non ti apri a cose nuove, non sai se ti piaceranno anche quelle. Certo, però dare sul sicuro è sempre buono. Ma non è che non vedo cose nuove. Madonna, però sei... mi piace. Ma sei un conservatore degli anni 20. Cioè, nel senso. Mi piace. Cioè, vivi nella tua bolla. Scusa, sai che una marca di scarpe fa sempre scarpe perfette per te, che fai proprio nuove scarpe. No, stai quelle belle. Ma infatti, lui è quello che dice che se guarda i video della gente che la pensa come lui. Maria, ma io The Crown ho visto la prima stagione da piccolo. Mia mancanza The Crown. Poi non l'ho più. Cioè. Sta che stagione è la 6, la 7 The Crown. Vabbè, dovrei. Da piccolo, da quando hai sì, The Crown, sta. Oddio. 2010, 2012. Vabbè, a piccolo. Cioè, c'hai 20 anni. Che ho 10 più, passai più di 10 anni, Cioè, no, non sembra così giovani, non vorrei dire. Però da piccolo, a 20 anni da vabbè, piccolo. Da piccolo, è stato tanti anni fa. La serie di Godzilla, sì, ma in Giappone piace un botto, Demi. Sono d'accordo. Più veloce di me ancora. Va bene, svizzero, dopo lì lo guardo. Parlate con la gente. Questo è super figa, sei morto. Lo so. Discutete con la gente che la pensa diversamente da voi. Guardate video di gente che la pensa diversamente da voi. Non si può stare sempre in una safe zone. Perché tanto prima o poi bisognerà uscire. Se non siete abituati, è traumatico poi. E non per le cazzate, ma per le cose vere. Cioè, queste sono cazzate. Cioè, discute dell'opera X o Y. Sono cose con cui secondo me è ottimo fare esperienza per discutere con la gente. E poi quando magari lo devi fare al lavoro, lo devi fare all'università, lì è invece è piuttosto.
L'altra volta l'abbiamo battuto, ecco. E l'altra volta di nuovo? Vabbè. Sei paralizzato, però. No, sì, perderà di nuovo, però. Ci risiamo. Cosa devo fare? Devi qui? Fare fuoco pugno, Livio. È stab. Che culo. Che culo. Vai, Baldo giovane. No. Ah, ma sei morto uguale. Coglione. Ok, non siamo mai arrivati a questo punto, vai. Non siamo mai arrivati a questo punto. Che culo, brutto colpo. Attenzione, Rao contro Goku. Attenzione, potremmo portarcela a casa. Non lo so. Baccacedro non lo paralizza. No. E lo uccide. Sì, e lo uccide dopo un'ora e mezza di live. Ce la portiamo a casa. Bravo. Onore anch'io. Come comandante sono riuscito a guadagnare. No, guadagniamo molto tempo, Manu. Sì, sì. Fidati. 6-1. Questo. Riuscirai a restare il corso del tempo. Tipo, che catturerai 3 Pokémon leggendari, animo leggendari nei laghi. Con il loro potere creeremo un universo completamente nuovo. Ormai Giocasta dovrebbe aver catturato l'animo nel lago Tempesta. Se spera. Ma qua non ti fa nient'altro? No, sicuramente devo fare qualcosa, ma. Di andare a curare sì. Gli amici. Bravo Livio, hai vinto, sei contento? No. Quanto ti è costato? No, ma gli piace cioè è gasato per Dragon Ball Daima Livio? Io sì, un po'. Grazie, devi fare i video. Ma no, in generale, perché secondo me sarà figo. Nonostante quello che dice la gente, secondo me sarà un bel prodotto. Cioè, tanto ormai peggio di Super non possono fare, quindi c'ho solo no, sensazioni però, positive. Però un conto è meglio di Super, un conto è bel prodotto. Cioè, secondo me sarà un bel prodotto. No, cioè, almeno da quel poco che ho visto, poi ovviamente posso anche sbagliarmi, però mi sembra un po' un ritorno al passato. Le animazioni mi sembrano fighe. Olivio, livelli di potenza Dragon Ball Daima puntiamo a 2 milioni, eh? No, secondo me so bassi. Vabbè, no, che vuol dire? Fai meno viso al sicuro, dai. Beh, no, la gente non li conosce, però, cioè, aspettano soltanto che Livio dia l'ufficialità, sì, eh. Ma il punto è sì, perché lì braccolano proprio nel È quello che sto a dire. Sì. Cioè, stanno aspettando tutti perché per capire se possono scalare i personaggi nel debating. Certo. Secondo gli schemi ufficiali di Livio, ma sei matto? Quelli di Livio sono sbagliati. No, non è vero. Livio ha debancato. Bello. Cosa? Come si chiama? Ma me l'hanno rubato. Se non avessi paura della tua ombra, l'avresti visto già prima. E non c'era niente, non saresti tornato. No, perché prima non si vedeva. Prima era qua. Eh sì, ma bastava andare. Cioè, non è che ti ammazzano se fa in passo. Vabbè, magari parte una scena. Io che ne so. Vabbè. No, c'è niente. Ma devi prendere il Pokémon. Non c'è il Pokémon. Jobs. Ma caro Dimo, non cioè, devi prenderlo. Se lo vuoi dimostrare dicendo quello che Livio ha detto che ha sbagliato, è un impasse. Che cosa? No, perché caro Dimo ha detto posso dimostrarlo che sono sbagliati quelli di Livio. Ah no, vabbè, ma devi andare al lago Tempesta. Dipende come lo vuoi dimostrare. Sì, perché ci sono delle cose dove io sono convinto. Perché se lui ti dice guarda questa cosa secondo me è sbagliata, quindi è più giusto fare così, e tu dici no è sbagliato perché quella cosa che lui ha detto che è sbagliata. Vabbè, però c'è una base di partenza veritiera, è quello il punto. No, cioè, no, ma infatti no, ma stiamo parlando del fatto che Livio a un certo punto si discosta però Livio si discosta da un punto ufficialmente giusto. Sì. Quindi da là quella è l'origine del male. Infatti, sono d'accordo con quello. Infatti io non credo che nessuno si contesti fino a quel punto. Perché fino a quel punto sono quelli ufficiali, canonici per tutti quanti e tutto a posto. Vabbè, però c'è uno script matematico. No, io mi ricordo con Kansen. Cioè, Kansen quando è venuto la prima volta... Se uno viene qua con l'idea di Kansen, sono lieto di sfidarlo. Kansen ha detto, sempre io mi ricordo quello che ha detto Kansen. Infatti non mi ha convinto manco a me, perché lui diceva, vabbè, ma qui è per trama. Che cazzo di ragionamento è per trama? Matematicamente non torna. Che cazzo mi rispondi? È per trama, ma quindi va bene così. Non ha senso, non è logica la risposta che mi dai. Esatto. Se uno viene e mi dimostra matematicamente perché quel numero X. Nel manga ci sei un personaggio che viene detto è più forte di un altro e tu l'hai messo al contrario. Ah, sei sbagliato. Può
essere, non so che non chi so, quale, personaggio, quale personaggio chi ti riferisci, ragazzi, devo andare a pisciare, mi sto pisciando sotto. Attenzione, Ganzen ha cercato di stare lì solo per avere visual addirittura. Doubt this, cioè nel senso, lui dissa te e si fa autopubblicità, che ti fai autopubblicità perché lui è venuto in live per dissare te. Pubblicità, no. Beh, però, beh, non è vero, all'epoca è circolata la cosa dei power scale, perché c'è gente che tiene Ganzen un coglione. Ma l'abbiamo fatta circolare noi. Però perché c'era Ganzen? Sì, ma... Sì, beh, la gente, devi, gente devi è andata a vedere YouTube, ah, proprio, ma Ganzen è un coglione. Devi capire, eccolo, la differenza tra, di capire la differenza tra un qualcosa che ha un suo, una sua celebrità, che ti trasmette la sua celebrità, e una cosa che non ha celebrità e che gliela porti tu. E nel caso gliela porti tu la celebrità a quella cosa, hai fatto tutto da solo. Ho visto il tizio che si allena di Spider-Man, bravi, hanno trovato un attore... Hanno trovato un attore corretto, no, nel senso che se Ganzen viene qui ma è un tizio odiato, la gente commenta tanto per dire guarda sto coglione che è andato lì a farsi umiliare, tra virgolette. E allora ecco che vogliono venire nuove persone, perché il secondo che è venuto, che era scammato, ha detto no, io voglio venire perché Ganzen ha detto un mucchio di cazzate, e Ganzen, che nella community di Power Scaler è riconosciuto come che non capisce un cazzo, e arriva scammato. Quindi Ganzen porta scammato, arrivano Akaishin, arrivano Akaishin e Cosmology e dicono no, ma che cazzo dite? Bene, scammato è uno che capisce un cazzo più di Ganzen. E lo vedi come si alimenta il circuito? Dov'è che doveva andare? Sì, hanno detto. Vicino Pordenone al lago. Quello che ti stiamo dicendo è che l'hai alimentato tu il circuito. Cioè, Lago Tempesta. È merito colpa nostra. Vabbè, ho capito, però i personaggi da dissare sono venuti loro. Vabbè, ma che vuol dire? L'essere umano, cioè, però non è che ha portato visual in quanto personaggio noto. In basso a sinistra. Sì. Bet? De che? Che deve fare sto coglione? In teoria mo ci dovrebbe essere. Ah no, chi cazzo è? Togashi. Oh, grande Togashi. Ti faccio il team Power Scale, sono alla ricerca dell'animo leggendario, devi aiutare Elena. Bravo. Quindi vedete, si devono invitare persone da dissare. No, vabbè, ma si succede. Ma quindi su che cos'è che non era d'accordo? No? E non me l'ha detto, oppure no, perché poi immagini legge solo quello che gli pare, quindi non so se ha risposto di nuovo Parodino. Gihan Super Saiyan e Goku Super Saiyan. Quindi è Gohan Super Saiyan e Goku nella Super saga di Cell. E mette Goku Super Saiyan 3 più forte di Gohan Supremo e Gotenks. Mi pare Goku, strano che se ho messo Goku Super Saiyan 3 più forte di Gohan Supremo, ho sbagliato. È vero. Non lo so, però se l'ho messo. Però tu stai dicendo che ha messo Goku Super Saiyan più scarso di Gohan Super Saiyan, non credo. Nella saga di Cell. Sì. Goku Super Saiyan è più scarso di Gohan Super Saiyan. Sì. Che cazzo dici? Sì. Goku in realtà era più forte. Goku è più forte. Oh, ma e tu hai detto il contrario, però. Loro dicono che hai scritto il contrario, che Gohan Super Saiyan. No, è più... non lo so che ha scritto. Io ho detto. Ma io non mi ricordo che ho scritto in realtà, però. Sto a leggere il commento del tizio, non l'ho messo. Caro Timo! Ma vai giù! Eccolo. Gohan Super Saiyan. Ho già letto questo. Beh, sono finiti, non ce ne stanno. Infatti vai giù, vediamo se risponde. Caro Timo, rispondi. Vabbè, comunque sia, secondo me Goku Super Saiyan è più forte di Gohan Super Saiyan a Cell. Non so che ha fatto Livio nel video. Neanche Livio sa che ha fatto Livio. E Gohan Supremo. Ma quello è il video 1.4 più forte di Goku Super Saiyan 3. Sì. Ma cazzo è possibile? Hai scritto una puttanata e hai fatto un bel primo che ho fatto, però. Maggi, devi scoprire. devi capire questa cosa. Le visualizzazioni non dipendono dalla qualità. Sì, infatti, del video, cioè. Beh, insomma. Secondo me è il video più brutto quello. No, Maggi. Beh, se io mi metto a fare un video in cui Hai sentito l'audio che c'ho in quel Lascia video. Stare la tecnica. Io sono dell'idea che è il contenuto è più importante della parte tecnica, per quanto la parte tecnica sia importante. Ma non è quello che invece succede nella realtà dei fatti. Cioè, quello che pensa Maggi non è quello che succede nel
mondo. Ma non è vero, la gente commenta perché vuole dire non ci hai capito un cazzo. Bravo. Sul contenuto. E questo rende non sulla tecnica. E questo rende il video più visto. Vabbè, però lui mi sta a dire dell'audio, cioè dico l'audio sti cazzi, se tu parli anche che non è un audio perfetto. È relativo. Allora no, in realtà comunque sia quei video hanno fatto successo perché comunque sia c'è un montaggio, c'è una cosa che è catchy, è il okay. In Italia, ma e quello che dice Livio è che tra in quella dinamica catchy quel video è quello fatto meno bene. Sì. Dopodiché però se sotto i commenti si creano tutte discussioni, in realtà il video ne giova. Quindi se tu dici cose sbagliate nel video è positivo. Sì, per sì, c'è gente che dice apposta una cosa cose sbagliate, oppure scrive una cosa apposta sbagliata. Una parola vabbè, scritta ma non, male. Non è una cosa che ti giova nel lungo periodo, perché poi passi per un coglione che non sa, cioè che fa disinformazione. Cioè, poi hai solo pubblicità negativa, poi quando fai gli altri video non sei preso come una persona credibile, cioè. No, perché su un video di 10 minuti se sbagli una cosa non è che sei un coglione. Ok, però se ogni video, secondo questo ragionamento, sbagli una cosa apposta per fare visualizzazioni più altri, a lungo andare al settimo video io non ti prendo più in considerazione. Dico, vabbè, questo è un coglione, chi sono culo. Sì. Ma perché dipende cosa stai cercando. Stai cercando intrattenimento, stai cercando informazione. Cioè, dipende cosa stai cercando. Posto che quando tu apri un video non sai quello che ci sarà dentro. Ho capito, ma che c'entra? Il discorso è sulla persona. Dopo succede che la persona viene considerata uno non in grado. E come fai a beneficiare nel lunghissimo periodo e diventare, che ne so, il nuovo Favij, il nuovo Mike Scioscia, il nuovo The Exeras, cioè, senza gente te prende più in considerazione. Dice, vabbè, questo scrive solo puttanate. È vero, è Folce. Scrive che non capisco niente su... Per un periodo l'ha fatto forse tutti i video e la gente gli risponde. Crea interazioni. Anche se non dici neanche il motivo per cui cioè crei discussione che crea interazione. Aspetta, però tu non sei il creatore del video. Se uno nei commenti scrive rispondendo a altri commenti è un discorso differente. Se io parlo proprio della persona che fa il video e scrive una cosa che è oggettivamente sbagliata una volta per fare interazione, dico va bene, sei stato furbo, lo fai una seconda volta, ok, sei stato furbo anche una seconda volta, ma già dalla terza non sei più credibile agli occhi di nessuno, perché primo, qualcuno se ne accorge che stai scrivendo cose sbagliate apposta. Secondo, anche se non te ne accorgi, stai scrivendo cose sbagliate. Immagini. La gente dice, guarda, te capisci in cazzo, scrivi solo stronzate. Ma dipende che dici, ovviamente. Dipende che dici, ci sono cazzate per cui poi la gente non ti segue più. Ci sono cazzate che sti cazzi. Cioè, se fai il livello di potenza di Dragon Ball, Livio è diventato il più grande. Ma non è solo quello. Ma ad esempio, quando scrivi le parole sbagliate, quando dici un congiuntivo male. Ci sono tutti i grammarnazzi sotto i video che vanno lì. Poi dopodiché, in realtà, per l'economia del video che cambia? Perché non è il focus. Aspetta, ma quello non è il focus del video. Cioè, io sto parlando, che ne so, dei livelli di combattimento dei Dragon Ball. Poi dico comunque. Ah, coglione, non sai. Va bene, ok. Ma non è il focus del video. Se io invece sbaglio apposta il focus del video, cioè dico un livello di combattimento sbagliato apposta per fare visualizzazioni, cioè te posso dire al quarto comunque la gente dice vabbè non sai l'italiano, ignorante, basta, ma non è il focus del video. Del video è il... No, se muore lui... No, sei comunque morto se non cambi. Se il focus del video è che come cazzo si chiama? Sì, è il contenuto inerente, un argomento. Tu dici proprio cazzate sul contenuto, sull'argomento, è un altro discorso. Però lì dipende. Se sbagli l'italiano, vabbè, te rompono il cazzo. Ti ripeto. Infatti, dipende cosa metti. Perché se tu dici proprio una cazzata colossale, la gente poi non ti dà più fiducia. Ma se tu dici una cosa controversa, tipo la storia della sua discussione non è d'accordo con i livelli originali, si crea una discussione sotto perché c'è gente che... Però vuol dire che la continua... cosa che ha scritto Livio non è oggettivamente riconosciuta come sbagliata, cioè c'è una zona di grigio. Allora, innanzitutto oggettivamente riconosciuto come sbagliato non c'è niente praticamente, vabbè, nelle opinioni delle persone. Ma detto questo, in realtà quello che ha messo Livio è oggettivamente sbagliato perché nel manga c'è scritto il contrario. No, vabbè, però un quindi video. Quindi tu stai dicendo un che video. No, attenzione, no, perché quello va a cascata su quanti. Certo, vabbè, però tutti. Vabbè, però ripeto, è sempre su un tutti. Errore. Cioè, non è che poi lui nel secondo video. Sì, ma poi sono tutti diversi. Ok, vabbè, certo. Però Maggi, altra cosa che sottovaluti. Al quarto video, la metà della gente lo guarda, il primo non l'ha mai visto. E quindi al quarto video, okay. Quando tu guardi il quarto video che ci sta il livello di potenza... Però è un caso particolare, cioè è un errore che a cascata ne dà altri.
non è ogni singolo. È come dire che Livio fa un video del genere e fa un errore. È un ragionamento differente. Poi fa un altro video su 10 cose che non sa di Dragon Ball, che è un argomento totalmente differente. Anche lì ci mette un errore volontario su 10 curiosità. Quindi non c'entra niente la cascata dei livelli di combattimento. Poi fa un quarto video su cose che non sai sui nomi di Dragon Ball e dice un'altra cazzata apposta, tipo che quelli non sono le verdure ma sono i piselli odorosi. Cioè, e fa tutti errori differenti. A poi al quinto video dico, vabbè, sei un coglione e capisci un cazzo. O lo stai a fa apposta, semplicemente non fa per te sto mestiere. Quello è un errore, è un caso particolare, è un errore che gli hai perso. Bravo Livio. È un errore che a cascata gli va sugli altri, ok? Certo. Vabbè, comunque sia anomelo, cioè secondo me Gogun parla con la consapevolezza che quando Gohan si incazza è power up. Poi Gohan Super Saiyan non è Gohan incazzato, è Gohan Super Saiyan rispetto a Goku. Poi te posso dire in quella circostanza non c'è la sicurezza. Cioè non lo sai se effettivamente Gohan o Goku è più forte, no, cioè secondo me Goku è più forte. Però non è che dici è sbagliato. Non lo sai. No, non sono d'accordo con lui. Io non sono d'accordo che Gohan Super Saiyan è più forte di Goku Super Saiyan. Vabbè, comunque sia. Ti faccio un altro esempio di come la gente diventa famosa e quanto non c'entra niente con la qualità del video. Allora, io seguo Roberto Mercadini, vabbè, non so se quanti lo conosceranno in tanti. Mercadini è un tizio che secondo me fa dei video di una qualità molto elevata a livello proprio di pensiero, di dialettica, di interpretazione, cioè anche i topic che tratta secondo me sono molto particolari e interessanti. E detto questo, io lo seguivo quando aveva 10.000 iscritti sul canale, anche di meno, 7-8.000, e non se lo inculava nessuno, cioè proprio non se lo inculava nessuno, e sono stati 4-5 anni in cui non se l'ha inculato nessuno. Poi ha fatto un video sulle mele, un video sulle mele, e che però ha esordito con una frase che aveva al suo interno sapendo che la Terra è sferica, bla bla bla, e diceva un aneddoto per la Terra è ellittica, non è sferica. Il delirio sotto quel video, ovviamente nessuno ha parlato di mele sotto quel video, ma sotto quel video sono arrivati tutti quanti i complottisti della Terra piatta, e tutti quanti i gran marnazzi della Lugioide, non è sferico, ok. E questo video è andato in tendenza, cioè l'hanno visto tutti, e da lì in poi il suo canale ha fatto il botto, ma per una stronzata. Ho capito, però lui poi ha continuato a fare video inerenti cose specifiche su temi che lui tratta senza di stronzate apposta. No, ovviamente. Levo sotto carica o scintilla. Quello che io dico, cioè il cronico, il problema. Il successivo è stato sulla Terra piatta, ovviamente. No, vabbè, però ha capito che bisognava puntare lì. Infatti, poi anche l'altro video è stato un sacco di polemiche, eccetera, eccetera. Da lì poi. Poi lui continua a fare ottimi video, ma adesso la gente lo conosce. Cioè, il fatto è che di solito la gente non sa che esisti. E quindi casuale, una cosa anche sbagliata, ti fa conoscere. Vabbè, per lì però non è stata voluta, a quanto ho capito. Vabbè, che sia stata voluta o meno, io non lo sai. Io non credo che sia stata voluta. Però, no, per dirti. Non pensare che la gente viene seguita in base alla qualità dei video che fa. Però ripeto, cioè, questo è un caso in cui lui ha fatto un errore voluto o no e che gli ha portato del beneficio. Ok, io quello che dico è che se poi lui, dopo questo video, continua a fare video di argomenti che tratta lui, che sono di storia, magari di scienza, con errori sul topic voluti apposta per fare visual, al quinto video ti dico non ti prendono più in considerazione. Ma ovviamente non è quello. Ma non è quello, cioè tu se fai gli errori non li fai sul topic principale del video. Fai su cazzatine per creare. Perché come. No, però Livio ha fatto un errore sul topic principale in questo caso. No, Livio ha Ha sbagliato, sta a fare livelli di potenza, ha sbagliato un livello di potenza. Cazzo, se non è il topic del video quello. Innanzitutto, la maggior parte di queste discussioni sono soggettive. Dei daroppi. Cioè, secondo me. Ma lui stesso ha messo la cazzo. Contro chi sei morto? Dei daroppi. Me ne ha fatti fuori da solo. È resistente a qualsiasi cosa.
Dai Livio, cioè, ti prego. Avevo giocato perfettamente. Vabbè, cazzia. Dai, lasciamo per la prossima volta, dai, che ci abbiamo da fare. Ciao Barbara. Bravo ragazzi. Quindi quanto stai, 2-0 per giocasta? Questa volta me la meritavo, avevo giocato questa bene. Deidara Spiazze. Deidara ha fatto il devasto. Come la partita del Benfica, non mi ricordo che squadra stava a vincere fino al 91esimo. No, Sporting Lisbona. 91esimo pareggio, 97esimo 2-1. 94. Pareggio, 97 2-1. Spiazze. Come nella Lecce contro la Roma, no? Esatto. Spiazze. Hai perso la... Gol è quando palla entra, Livio. Mi spiace, spiazze. Va bene, allora. Sì, vede, poi lo leggo. Noi ci vediamo stasera con Lufufu sui personaggi di Dragon Ball insieme a Sommo Buddha, che viene a farci compagnia questa sera. Così ci dirà. Ah, oggi Lufufu è sui personaggi di Dragon Ball, così ci dice un po' se sono belli e sono brutti. Cosa ne ha messo pensa, pure GT? GT? No, GT, sì, GT. Vuoi che metto GT? Ancora mi manca ancora qualche personaggio. È uno, due di GT, uno, due di Super. Va bene. Anche perché così. Vabbè, secondo me è figo. Va bene, va ma perché sono mose come la sono mo GT lo sa. Ma certo, ma sì, e, domani ci sarà la live su Berserk e One Punch, ma alle 18 metteremo la premiere su YouTube per l'uscita del video su Lucca, quindi mi raccomando ragazzi, ci vediamo domani in live e poi insieme andremo a vedere la premiere del video. Quindi carichi e soprattutto condividete sto video, ecco, commentate il video, condividetelo, sì, mettete mi piace, perché mi raccomando, sto video è importante, perché è un video che appunto può uscire fuori dalla nostra bolla e può farci conoscere in giro, ok? Quindi cerchiamo di pusharlo soprattutto nelle prime ore, perché è importante, perché YouTube si gasa quando vede che nelle prime ore la gente viene attratta dal video. Quindi mi raccomando, contiamo su di voi. Livio si è fatto un culo così per montarlo, io mi sono fatto un culo così a Lucca per portarlo. Quindi fatevi un culo così pure voi e almeno facciamo un bel prodotto. Dai. Bella, regà. Ciao. A stasera. Ciao.